Ciao ragazzi, sono Di Mai Andrea e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. Di solito su questo canale YouTube racconto solo storie criminali, ma poiché ho un problema di password con l'altro mio canale YouTube, dove pubblico le udienze dei processi, beh, ho deciso di pubblicare qualche udienza su questo canale YouTube, in modo di permettere a chi mi segue sull'altro canale YouTube di poter ascoltare nuove registrazioni audio. In questo video vi propongo di ascoltare l'interrogatorio fatto al collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Il collaboratore di giustizia è stato interrogato durante il processo d'appello a Calogero Mannino. L'udienza si è tenuta a Palermo martedì 29 maggio del 2018. A presiedere la corte era il giudice Adriana Paris. A fare le domande al collaboratore di giustizia è stato il procuratore generale Sergio Barbiera. Vi ricordo che la registrazione audio l'ho presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio storico di Radio Radicale. Calogero Mannino era un politico italiano e ha ricoperto il ruolo di ministro in vari governi della Repubblica Italiana. Come vi ho detto, in questo video vi farò ascoltare l'interrogatorio fatto al collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Giovanni Brusca è stato uno dei più feroci boss mafiosi. Era il figlio del boss mafioso Bernardo Brusca, che era il capo del mandamento di San Giuseppe Ato ed era un fedelissimo di Totò Riina. E Giovanni Brusca è cresciuto proprio tra le braccia di Salvatore Riina, tanto che Giovanni Brusca considerava Totò Riina come un secondo padre. E per conto di Totò Riina ha commesso numerosi omicidi. È stato lui a spingere il telecomando che fece esplodere l'esplosivo nella strage di Capaci, strage in cui morì il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. In questo interrogatorio Giovanni Brusca parla della trattativa che ci fu tra lo Stato italiano e la mafia. In particolare parla del papello. Il papello era il foglio di carta dove c'erano scritte le richieste che Totò Riina avanzò allo Stato italiano per porre fine alle stragi. Allora ragazzi, prima di lasciarvi all'ascolto della registrazione audio, come al solito, vi invito a lasciarmi un like al video se il video vi piace. Aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. Soprattutto se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube. In questo modo mi aiutate a crescere ed entrate nella mia community. Allora, ragazzi, ora vi lascio all'ascolto della registrazione audio. Noi ci vediamo nella prossima anteprima. Ciao! Sì, chiamiamo il sito riservato per verificare se è tutto a posto. Buongiorno dalla Corte d'Appello di Palermo. Sì, buongiorno. Sì, vi sentiamo e vediamo correttamente. E dato che a me risulta a teste il soggetto, quando vorrete lo faccio entrare. Sì, può farlo entrare. Ah, va benissimo. Possiamo cominciare, sì, grazie. È imputato di reato. Allora, si datto della presenza di Brusca Giovanni, nato il 20 febbraio 57 a San Giuseppe Jato. Sì, Un po' più grazie. avanti, così dovevo, se no probabilmente vedeva. Avvocato Fiermonti. No, qua c'è. Al momento qui il difensore non è presente. Noi li abbiamo citati Eh? il Ah, mi dicono che sta arrivando, sta entrando, un attimo. Ah, ok, va bene. Ora vediamo di sistemare pure il videocollegamento. Buongiorno, buongiorno. Dal sito riservato si dà atto della presenza del difensore avvocato Provenzano Francesco. Sì. Allora, innanzitutto bisogna notare che lo schermo si può ingrandire, lo schermo sì, che riguarda la saletta del sito riservato per consentire di seguire meglio, sì, di vedere. Queste due sono le.
Vabbè, vediamo se... Allora, signor Brusca, mi senta? Chi la sente, signor Presidente? Buongiorno, allora innanzitutto Buongiorno. lei in questa sede è imputato in un procedimento connesso, anzi diciamo, di fatto diciamo, si tratta della medesima imputazione per cui oggi noi stiamo procedendo. In questa diciamo, qualità lei ha la facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni. Se non si astiene, ovviamente, diciamo, quanto lei dichiara può essere utilizzato anche nei suoi confronti. Lei che scelta oggi ci comunica? Intendo rispondere. Va bene, allora si dà atto, va bene, degli avvertimenti di rito. Allora, diamo la parola al PG per il suo esame. Buongiorno, signor Brusca. Vuole Buongiorno. riferire alla Corte? Attenzione, signor. Attenzione. Vuole riferire alla Corte quale fu la reazione di Cosa Nostra dopo la sentenza del primo maxi processo divenuta definitiva il 30 È stata quella che è già programmata nel tempo, prima Aspetti di un attimo, eliminare. signor Brusca, Sì. siccome abbiamo qualche problema a percepire bene, se lei allontana un po' forse il Così va microfono, bene? sì, e magari procede un po' più lentamente. Poi se lo potessimo inquadrare, se non ci sono problemi, sarebbe meglio per tutti seguirlo. No, signor Presidente, io per fatto di inquadrarmi No, vorrei va evitare bene, perché però poi. comunque diciamo che lei scandisca bene le parole. Sì, va bene, questo sì, non ci sono problemi. Quantomeno di spalle, dico, ecco, questo diciamo intendiamo. Va Signor Presidente, qui c'è l'ispettore che garantisce, penso, per tutti. bene. Va bene, andiamo avanti. Allora, risponda. Dunque, dopo la sentenza del maxi processo è stato messo in atto un piano di vendetta per chi ci aveva tradito e per chi ci aveva contrastato. Tradito nel senso non aveva mantenuto i patti che sarebbero l'onorevole Lima, e contrastato era il dottor Giovanni Falcone, il dottor Paolo Borsellino e via dicendo. Lei ricorda se ci furono riunioni della Commissione Provinciale di Cosa Nostra? E se sì, chi ci Sì, ci partecipò? sono, sì, ci sono stati nel tempo, io per quello che è stato la mia competenza, a partire dalla fine dell'89, inizio 90, sono stati due, tre, quattro riunioni, ora non me li ricordo, per portare avanti quello che era già stabilito nel tempo. Per esempio, l'omicidio del dottor Falcone, io sapevo che era stata già programmata da tempo, solo è stata rinnovata più volte, i tentativi ci sono stati, quindi sono entrato in un piano già quasi stabilito. Lei partecipò mai a queste riunioni della commissione provinciale, della cupola? Sì. Ce ne furono riunioni al riguardo dopo la prima sentenza, dopo la sentenza del Potrebbe maxi processo? evitare di essere suggestivo. Cioè, quali furono? Sì, Perché ce ne furono? Oddio, sì. ci sono, signor Presidente, ci sono stati, io mi ricordo che sono state, ma ora non ricordo, ci sono state poco prima e poco dopo, a ridosso che di solito ci vedevamo 2 volte l'anno per Natale e Pasqua, però ci sono state altre riunioni per programmare, poi ci sono state riunioni a livello più ristretti, più che altro per le modalità esecutive. Quindi ci sono state diverse riunioni a livello di Cosa Nostra, a livello provinciale, quando hanno partecipato tutti i capi mandamento per stabilire il da farsi. Lei partecipò a queste riunioni dopo la sentenza del primo maxi?
Sì, ho partecipato, sì. Per esempio, ce n'è stata una quando fu per eliminare tutti e risolvere un problema di furti di tir. Ci fu una riunione per risolvere un problema di un conflitto nato a Missile Mary. Ci fu una riunione per stabilire quello che si doveva fare. Così la polizia dei peri contasse proprio a chi ci aveva tradito o chi ci contrastava per le stragi e via dicendo. Quindi ce ne sono stati 3-4, poi ci sono state, come ho detto, quelle più ristrette, per il piano esecutivo. Parliamo allora a proposito del piano esecutivo. Devo ritenere che il piano esecutivo sia stato, diciamo, discusso dopo la sentenza del primo Max, dico bene? Sì, precisamente. E lei vi partecipò. Sì. Chi altri c'erano? Sul piano esecutivo io in particolar modo assieme a me c'era Biondino Salvatore, Raffaele Ganci, Cancemi Salvatore, Rina Salvatore e qualche altro non mi ricordo. Diciamo, il gruppo, quelli che operavamo di più erano questi, tranne che non me ne sia dimenticato qualcuno. Questa riunione a cui lei sta facendo riferimento si colloca temporalmente prima o dopo l'omicidio Lima? Le ricorda? No, queste che parla esecutivo è dopo l'omicidio Lima. Ha detto dopo, Sì. scusi. Ah. Sì, dopo l'omicidio Lima, queste quelle operative e quelli ristretti dopo l'omicidio Lima. Ricorda chi fu deciso di uccidere? Ma inizialmente il dottor Falcone era il primo progetto, dopo l'onorevole Lima, il dottor Falcone. Poi subito dopo a me personalmente mi fu incaricato di eseguire l'omicidio dell'onorevole Mannino, in cui io mi adoperai per cominciare a studiare le abitudini, però poi andato punto Salvatore Rina, Rina attraverso Salvatore Biondino mi bloccò di fermarmi, che ci avrebbe pensato lui. Per quale motivo fu deciso di progettare l'omicidio dell'onorevole Mannino? Questo, guardi, io non l'ho mai discusso con Salvatore Rina, so solo semplicemente che si parlava che o che era in contrasto, che non aveva mantenuto l'impegno, questo non glielo so dire. So semplicemente che dopo l'omicidio, dopo la strage di Capaci, io mi sono adoperato per portare a termine questa strage, perché dovevamo farlo attraverso autobomba, o se non c'erano altre possibilità, quindi stavo cominciando a studiare le abitudini. Ecco, a proposito delle abitudini, lei cosa fece al riguardo nei confronti dell'onorevole Mannino? Diede l'incarico a Gioia Antonino e a Gioacchino La Barbera di cominciare a studiare dove aveva la segreteria, dove abitava a casa, un po' le abitudini, diciamo, quelle che erano sulla città di Palermo, che non mi sono mai interrogato, diciamo, al suo paese d'origine, che era Sciacca, o sull'Agrigentino. Il mio studio, cioè, la mia competenza riguardava Palermo. Chi gli diede poi di bloccarsi su questo progetto omicidiario? Totorrina attraverso Salvatore Biondino. E gli disse mai per quale motivo questo progetto fu stoppato? No, non l'ho mai saputo. Vuole sforzarsi e ricordare alla corte, se lo ricorda lei, cosa gli disse espressamente Biondino? La sostanza, le parole precise non mi ricordo, cioè di fermarmi che ci avrebbe pensato lui, non deve essere più una cosa del genere. Comunque mi tolse l'incarico, è la sostanza. Mi dispiace, signor Brusca, mi Sì, scusi, prego. una cosa è stoppare, diciamo, l'omicidio, una cosa è dire, diciamo, ci pensa un'altra persona. È un concetto No, diverso, non so se sono chiara, questo vorremmo capire. Cioè, le fu sì, tolto l'incarico presidente. esecutivo di procedere oppure proprio non si doveva più procedere in questo, diciamo, omicidio? No, a me mi fu tolto l'incarico, la parola era ci pensiamo noi, era un modo, non so se perché la dovevamo fermarlo totalmente o era un modo per toglierlo a me, mi fu detto non ci pensare più che me la sbrigo io. Va bene.
Questo era il senso, ora le parole precise non mi ricordo, non mi fu detto specificatamente non si deve fare più, questo no. Stati fermo che ce la sbrighiamo noi. Va bene. Lei è in grado di collocare temporalmente quando viene lo stop di questo progetto? Ma guardi, io ho avuto l'incarico, ora i giorni non me li posso ricordare, però prendendo a riferimento la strage Falcone e la strage Borsellino, cioè... E io questo stavo dicendo, in questo arco di tempo, ora non ripeto, settimana più, settimana meno, in questo arco di tempo. Quindi tra le due... Tenga conto io che dopo circa una settimana, 10 giorni ho avuto l'incarico, una settimana, 2 settimane per cominciare a studiare, che non è che subito conoscevamo le abitudini dell'onorevole Mannino, quindi un paio di settimane per cominciare a studiare un po' le abitudini, anche se qualche cosa la sapevamo, tipo la segreteria, tipo dove abitava, se non ricordo male nella zona di... la zona Tobatto, via Zandonai, una cosa del genere, e poi subito dopo mi fu stoppato, ma sicuramente molto prima della strage del dottor Borsellino. Ma mi scusi signor Brusca, forse io non ho compreso bene, scusate, lei dice di aver ricevuto questo incarico di uccidere l'onorevole Mannino dopo l'omicidio Lima o dopo la strage Falcone? Perché io qua a questo punto non volevo capire le scansioni temporali. Dopo la strage di Capaci. Ah, dopo la strage di Capaci, va bene. Lei ricorda cosa successe tra la strage Falcone e la strage Borsellino? In che senso? Successo che, almeno per quello che mi riguarda, all'interno di Cosa Nostra ci sono stati, avevamo una faida all'interno di Trapani, nel particolar modo a Marsala, e in più c'erano successi all'interno di Cosa Nostra, era stato ucciso Vincenzo Milazzo, io questo ricordo, non so a cosa si riferisce. Allora sarò più chiaro, non vorrei essere suggestivo. Le ricorda se Riina stava conducendo, oltre a una strategia stragista, una strategia, diciamo, di trattativa? Sì, questo mi fu detto dopo la strage di Capaci, anche se inizialmente la mia collaborazione l'avevo collocata successivamente, che qualcuno si era fatto sotto e gli aveva detto cosa volete per finirla. Lei ricorda chi è questo qualcuno e da chi andò, con chi si fece sotto? Guardi, poi io l'unica cosa che so, mi aveva detto, come si dice, chi avrebbe ricevuto, che sarebbe stato il terminale di questa trattativa, che chiamiamo la trattativa, perché non sapevo di che si era nata una trattativa. Mi fu detto a me, a un dato punto io incontro Salvatore Riina, mi dice tutto soddisfatto che qualcuno si era fatto sotto, queste sono parole autentiche, e che gli avevano fatto sapere cosa volete per finire questa strage, cioè le stragi, tutti questi omicidi. E lui mi rispose che gli aveva fatto avere un papello grosso, così, mi riferisco che non avendo la possibilità di essere davanti alla corte, tipo un foglio A4 nelle dimensioni che mi indicava Riina con le mani. Dopodiché di questo fatto non ne so più nulla, perché la conduceva lui questa circostanza. E in una riunione successiva, in un incontro successivo, sempre a quattro occhi, mi ebbe a dire che il terminale ultimo di queste richieste era l'onorevole Mancino. Allora, non so se era ministro, non mi ricordo con precisione, finito. Io del fatto dei carabinieri, di tutto quello che è successo dopo, come ho spiegato durante il mio processo dove ero imputato, l'ho dedotto da una lettura di un articolo di Repubblica. E cosa disse ai magistrati che le interrogarono nel 2001? Al dottore Chelà? Sì, precisamente. Sì, e cosa disse al dottore Chelazzi? Diciamo, è un inizio di contestazione. Disse che, non disse che io rese dichiarazione spontanea al processo di Firenze, dicendo che per me l'interlocutore di questa trattativa erano i carabinieri con Vito Ciancimino e via dicendo. Oh,
Carabinieri, lei disse qualche, fece qualche nome al dottor Chelazzi il 12 ottobre del 2001, interrogato sulle stragi di Firenze? Sì, al generale Mori, che in sostanza, perché contemporaneamente a questa trattativa, successivamente, quando questa era stata respinta, che non è andata in porto, io ne avevo sempre dietro l'autorizzazione del dottor Rinno, ne avevo condotto un'altra con un certo Bellini. Ora un attimo solo, ora ci arriviamo alla cosiddetta trattativa settoriale. Un attimo. Quindi sì, io ho fatto il nome perché, ripeto, l'avevo letto sul quotidiano Repubblica a firma di Viviano. Scusi signor Brusca, quindi questo nome di Mori lei lo legge sul quotidiano Repubblica? Sì, precisamente, se vuole vi spiego come è avvenuto, come ho spiegato. Quella frase che lei, mi scusi, per comprendere e puntualizzare, non è che in quella frase di Rina, quando le dice si sono fatti sotto, le ha indicato questo nome? Assolutamente no. Ho capito. Poi lei dice però che le aveva detto che c'era come terminale ultimo il Mancino. Quindi il politico. Come mai lei poi al dottore Chelazzi sente questa necessità di dire che c'era il generale Mori o il colonnello Mori all'epoca, non so. Spiego subito, siccome quando il dottor Rina mi dice a me che si sono fatti sotto, io non sapendo con chi stava trattando, con chi erano i suoi interlocutori, conoscendo i fatti pregressi, pensavo che ci sarebbe stato un politico, un magistrato, cioè persone di una certa, non pensavo mai ufficiali dell'arma che dottor Rina, cioè per quello che io conoscevo, basta che vedeva uno con la banda musicale che aveva un berretto, lo eliminava, se c'è qualcuno da seguire. Quindi non pensavo mai che avrebbe trattato con i carabinieri, quindi non me l'ha detto durante un'udienza. Ma le ha detto che il terminale era Mancino, come lei ha detto, o è stata una sua deduzione? Questo vorrei. Quale deduzione? Me l'ha detto chiaro che è stato lui, nel senso che non sono nelle condizioni specificate se era un ostacolo o era d'accordo, questo non l'ho mai saputo. Il nome di Mancino, che era il terminale ultimo, queste richieste arrivavano a lui, sì. Doveva arrivare a Mancino. Precisamente. Ho capito. Non sapevo io i mediatori. Sì. Quindi. E poi invece lei, scusi, no, solo per comprendere, quando legge questo articolo su Repubblica, poi lei comprende che il mediatore era Mori o comunque l'arma, il DROS dei carabinieri? Cioè questo era scritto chiaro. Cioè, siccome nel 2001 sì, era lei dichiara questo al dottore Chelazzi. Perché era scritto chiaro in quell'articolo che il generale Mori, attraverso un certo Cino Antonino e un certo Vito Ciancimino, che conosciamo tutti, stava portando avanti, c'erano questi soggetti che stavano portando avanti questa trattativa, e quindi io ho fatto 2 più 2, erano questi, diciamo, questa era la mia interpretazione. Quindi è una sua interpretazione tratta da questo fatto che lei ha ricevuto come notizia, come ci dice, da Rina, e poi ha aggiunto la notizia su Repubblica. Va bene, dico, abbiamo compreso. Precisamente, se vuole vi spiego pure come ho letto su Repubblica, come fu un fatto occasionale, non è che io non leggo i giornali. Ma era perché io, perché sennò. Prego. Sì, niente, io mi trovavo a Palermo che doveva essere esaminato come test in un processo, non mi ricordo quale. Durante l'attesa, che mi trovavo proprio all'aula bunker di Palermo, che era nella saletta, durante l'attesa c'era un sottufficiale della penitenziaria, credo un ispettore, vice ispettore, non mi ricordo com'è, e aveva il giornale Repubblica sotto il braccio. Nell'attesa mi può fare guardare questo, mi può fare dare un'occhiata, e mi dà questo giornale. Apro questo giornale, ripeto, perché io non sono abituato di lettura, in quel momento storico proprio non leggevo il giornale. Ma per passarmi il tempo, apro, sfoglio, vado sulla edizione Palermo e trovo questo articoletto, credo che fosse un informativo, non era un articolo scritto, era una stesura di un verbale, un informativo, cose del genere. E quindi appena io leggo questo articolo faccio 2 più 2, fanno 4, e quindi ho dedotto la circostanza, tutto qua. Prego. Lei poc'anzi ha fatto riferimento a Vito Ciancimino. Sì. Lo ha preso da qualcuno o è una sua deduzione, diciamo, giornalistica?
No, conoscevo Vito Cencemino, sapevo i rapporti che aveva con Totorrina e con i Colonnesi in particolar modo. Quando ho letto quel nome su quell'articolo, ripeto, non, per me, poi per altri no, per me io il quadro ce l'ho avuto chiaro, non ho avuto più dubbi. Tant'è vero che poi, visto che siccome, un ulteriore chiarimento, siccome durante questo lungo periodo di collaborazione mi chiedevo sempre mandanti esterni chi poteva essere, chi non poteva essere, trovandomi al processo di Firenze ho fatto delle dichiarazioni spontanee per togliermi da questa pressione che non ne potevo più. Cioè, cosa disse? Diciamo che a trattare con Totorrina, per quello che sappiamo tutti, se vuole ce ne andiamo nei dettagli, era Vito Cencemino con il generale Mori, con Antonino Cinà. Lei ha detto scendiamo nei dettagli, prego, dobbiamo scendere nei dettagli. No, no, si figuri, nel senso nei dettagli che io, siccome conoscevo la storia di Vito Cencemino, pur non averlo visto mai, di fatti e misfatti con Totorrina, gli avevano ucciso assessori sempre per poterlo garantire quello che era attività politica. Conoscevo Nino Cinà, che era l'anima di Totorrina, nel senso politicamente parlando, o l'ideologo, uno degli ideologi di Totorrina, è uno di quelli che andava a casa senza bisogno di chiedere permesso o niente, era la sua persona fidata. Sapevo del papello, sapevo di tutto, sapevamo che volevamo trattare. Era stato ucciso l'onorevole Lima, che è uno di quelli che ci aveva fregato e tradito. Cercavamo un canale politico, e ne stavamo costruendo un altro attraverso l'imprenditoria, anche se degli appalti non ci interessavano. E quindi quando l'obiettivo era quello del maxi processo, di ottenere la revisione del maxi processo, l'intenzione era quello di ottenere la legge Gozzini, far applicare la legge Gozzini ai detenuti, eliminare l'ergastolo, c'era tutta una serie di argomenti affrontati con Totorrina, che poi me li sono ritrovati quando mi hanno fatto, perché io non ho partecipato alla stesura del papello, ma quando me l'hanno fatto leggere, che era quello che ha consegnato Massimo Ciancimino. Tutto qua. Ecco, allora restiamo un attimo al papello. Quali erano le Sì. richieste che lei dice di avere letto sul papello? Quindi ha parlato Ora, di. quelli che. Lei l'ha mai letto il papello? Perché finora l'ha mai letto? L'ho letto perché me l'ha fatto leggere l'ufficio di procura Ah, no, durante non perché no, un interrogatorio. cioè lei dovrebbe cortesemente, credo che il PG faccia riferimento alle sue conoscenze dirette, extraprocessuali, diciamo. No, no, io non l'ho mai letto, però conoscevo perché ne avevo parlato tante volte con Rina, quali erano i nostri obiettivi da raggiungere. Il primo era la revisione del Macchisi processo, che lui era il suo primo obiettivo perché aveva l'unico ergastolo in quell'altro, in quell'altro, in, l'unico, perché gli altri Macchisi processo, bis, ter, quater, fra virgolette, erano stati tutti aggiustati o domesticati, quindi l'unico ergastolo l'aveva solo nel Macchisi processo e lui aveva tutto l'interesse a risolvere questo problema, oltre al fatto orgoglioso di avere, come so dire, vinto la battaglia contro il dottor Giovanni Falcone. Poi questo era un mio obiettivo che con Totorrina di poter ottenere, di far applicare la legge Gozzini agli imputati anche di 406 bis, o mafiosi in generale. Poi c'era l'interesse delle misure di prevenzione e di natura patrimoniale, cioè perché era un fatto che ci stava devastando. C'erano pure eliminare la legge sui collaboratori di giustizia o quantomeno ridurla ai minimi termini per dire con le prove e altrimenti considerarle lettere anonime. Era tutta una serie di obiettivi che ci eravamo prefissati da raggiungere, però io non ho mai partecipato alla stesura del papello. Ma queste richieste gliele disse Rina, se non ho capito male. No, erano no, di Rinse. Quando li ho letti non mi hanno sorpreso perché erano state discussioni tra me e Totorrina. Un'altra cosa. Quindi per capire, quando lei, diciamo, nei suoi, diciamo, interrogatori, nei colloqui investigativi, ha, diciamo, letto questo benedetto papello, diciamo, lei ha rivisto scritte quelle che erano stati i suoi colloqui sui punti con Rina, su alcuni punti su Rina?
Guardi, togliendo il fatto della benzina, perché non so da dove viene, c'è la riduzione delle tasse della benzina, tutto il resto erano oggetti di confronto tra me e Dorina. Ok, vabbè. In quel periodo, cioè subito dopo la strage Falcone, com'era la condizione dei detenuti? Le arrivavano rimostranze dei familiari dei detenuti che erano trattati male? Veramente, se non ricordo male, vorrei sbagliare, ma la traduzione degli imputati dopo, verso la Sinara La Pianosa, era dopo la strage Borsellino, ed erano, arrivavano notizie tremende. In che senso? E arrivavano notizie che venivano, c'erano bastonate, c'erano maltrattamenti nel mangiare, nel vivere, soprusi, quelle che mandavano a dire ai familiari. Poi mi sono incontrato, in particolar modo mi sono incontrato con Antonino Melodie, che nel frattempo era stato scarcerato, che veniva da Pianosa, e mi confermava tutto quello che avveniva all'interno del carcere. Facciamo un salto avanti cronologicamente. Lei si attivò per alleviare questa situazione dei detenuti? Mi stavo attivando, per fortuna non sono riuscito a mettere in atto quelli che erano i miei progetti. Ne parlò mai con Bellini di questa situazione? Con Bellini era un altro progetto, quello era, io quando mi riferisco di alleviare, era di reagire fisicamente verso la polizia penitenziaria. Poi invece c'era un altro canale che era instaurato con tale Bellini. E vuole riferire alla Corte in che cosa consisteva, diciamo, questa apertura di dialogo con Bellini? Sì, dopo che Totorrina mi disse che c'era stato uno stallo con la sua trattativa, quella che abbiamo appena finito di riferire, gli chiese se mi poteva autorizzare a poter trattare solo quella di mio padre e di altri e di qualche altro soggetto. Lui mi disse di sì, e a quel punto io intavolai questa trattativa con Bellini attraverso Antonino Gioè, che io non ho mai incontrato Bellini, in quanto lui era venuto in Sicilia con la scusa di recuperare delle opere d'arte di una pinacoteca di Modena. Da qui si è cominciato a installare un argomento chiedendo aiuto se c'era la possibilità di poter recuperare queste opere d'arte. La risposta fu no, però gli fece dire se gli davano altre opere d'arte in cambio di benefici penitenziari o quantomeno giusto, beneficio penitenziario o scarcerazione. E lui mi disse di sì. E cominciamo questo dialogo. Io gli consegnai indirettamente delle foto con delle opere d'arte ritratti, che erano quadri, un cane con una testa mozzata e qualche altra cosa, non mi ricordo con precisione. Quadri rubati a Palermo, un cane con una testa mozzata che mi doveva fare avere Messina Matteo Denaro dietro compenso economico. E quindi queste foto le fece avere a Bellini con la richiesta scritta di in cambio di far ottenere gli arresti domiciliari a 5 soggetti, che c'era mio padre, Giuseppe Calò, Giovan Battista Bullarà, Luciano Liggio e in questo momento non mi viene altro nome. Lei ricorda Bellini come si adoperò di conseguenza? Che portò questa mia richiesta anche al suo interlocutore, che allora lui vantava, mellantava, non so se mellantava o diceva la realtà, questo non lo so, dice che avere contatti, contatti con personaggi politici, in particolar modo ha fatto il nome del, allora il ministro delle opere, ministro in questo momento non mi viene, un partito repubblicano. La risposta fu, dopo questa mia richiesta, la risposta dopo pochi giorni fu una sola, nel senso che poteva fare qualche cosa per mio padre Bernardo Brusca, per il resto non c'era nulla da fare, e io rifiutai dopo aver parlato con Rina. Posso intervenire solo un attimo? Prego. Tra i referenti del Bellini, oltre questi soggetti politici, c'erano anche appartenenti alle forze dell'ordine?
Bellini non ce lo disse, però sulla busta, che quando ci portò la busta gialla che contenevano delle fotocopie dei quadri rubati, delle opere d'arte rubate, là c'è scritto Maresciallo Tempesta. Da lì subito mi scattò una molla per dire: ma scusa, qua c'è scritto Maresciallo Tempesta, cioè a Gioè a Bellini. E lui si giustificò, dice: no, ma lui è solo questo soggetto, questo Maresciallo Tempesta, è solo un interlocutore con cui ho contatto, però il referente mio è politico, almeno questo Gioè mi disse per conto di Bellini. Cosa Nostra aveva fiducia in Bellini. Sì e no, fiducia se portava ai risultati, ma tant'è vero che ci fu anche qualche pensiero. Se fossi stato, per esempio, in quel momento io parlavo molto con Bagarella, fossi stato Bagarella avremmo dovuto eliminare subito. Pensiero che anche in qualche modo, se non avesse condotto bene queste circostanze o non si comportava adeguatamente, il pensiero pure è mio, solo che poi non si fece più vedere, perché nel frattempo, oltre a queste circostanze, c'era pure un rapporto di traffico di droga e il Bellini non si fece vedere più perché non dice che non aveva soldi per pagare. Voi sospettavate magari un'appartenenza di Bellini a servizi segreti? Sì, in particolar modo io. In che senso? Perché le sorse questo sospetto? Ma perché veniva, poi in base a quello che era il suo passato, che mi raccontava Gioè, che aveva un rapporto con, non meglio precisato, terroristi o qualche cosa del genere, aveva un doppio nome, l'evento di come fu arrestato, diciamo come era in carcere, che mentre si trovava in carcere a Sciacca, era arrestato con un nome, poi fu scoperto con un altro nome, quindi c'era un passato pieno di ombre. Presidente, No, vabbè, l'ha fatta lei la domanda che volevo fare io. chi era a conoscenza all'interno di Cosa Nostra della trattativa e delle richieste che Cosa Nostra avanzava allo Stato? Ma oltre a me, Bagarella, per certo Provenzano, perché un giorno fu oggetto di confronto, Rina, e poi un'altra volta mi ebbe a dire che della situazione era a conoscenza sia Giuseppe Graviano, riferendo con i Picciotti, con riferimento a Brancaccio, e Messina Matteo Denaro. Lei nel verbale del 12 ottobre 2001, oltre questi soggetti, ha indicato Vincenzo Sinacori, Antonino Cinà e Biondino Ah, Salvatore. sì, oltre a questi qua, chiedo scusa. Le disse Riina perché la trattativa si bloccò. Perché le richieste erano troppe. Quindi erano troppo esose. Esatto. Quando si bloccò, glielo disse. Ma signor Presidente, ora ripeto, non, ma fu tra la strage di Capaci e Via D'Amelio. In uno dei Cosa dopo la colloqui strage di Via D'Amelio? che Se lei lo molto ricorda. prima, però non gli so dire se ho 10, 15 giorni, 20 giorni, molto prima. Ho la certezza, se voi gli spiego la certezza, perché Vabbè, dico, fu prima, questo diciamo, lei ce lo conferma? Almeno per sì, quello che ho detto. no, glielo confermo e gli dico pure da dove mi viene la certezza. Perché di questa circostanza io avevo parlato con i catanesi, non nel dettaglio, dicendo che c'erano dei contatti con persone che si erano fatti sotto, e mi ci lamentavo per conto di dottor Riina che anche che loro non davano nessun contributo affinché costringessero lo Stato a venire a tornarsero a trattare. A un dato punto questo rapporto l'avevo con Eugenio Galea e Vincenzo Aiello, in particolar modo con Eugenio Galea. A un dato punto, in uno dei tanti incontri, mi dice che loro avevano ucciso l'ispettore Lizio, l'ispettore di polizia Lizio, ed erano tutti contenti, di avere dato anche un contributo affinché ci fosse questi soggetti che tornassero a trattare. Siccome l'omicidio dell'ispettore Lizio è avvenuto credo il 19-20 luglio, ora non mi ricordo, siccome l'argomento io l'avevo avuto con Eugenio Galea molto prima, quindi sono certo che è avvenuto molto prima. Vabbè.
Lei poc'anzi ha parlato di Vito Ciancimino e di Massimo Ciancimino. Vuole riferire alla Corte quale fu, secondo le sue conoscenze, il ruolo dei Ciancimino nella trattativa? Di Vito Ciancimino, di Massimo no, io di Massimo lo conosco dagli atti processuali, essendo come mio coimputato, ma da Vito Ciancimino, ripeto, per quello che ho detto, è che conoscevo il suo impegno, la sua fedeltà con i corleonesi. Lei, interrogato dal dottor Chelazzi il 12 ottobre 2001, riferisce al magistrato della DNA che Vito Ciancimino, con l'intervento del figlio, mise in contatto Rina con Mori. Dico bene? Ricordo di aver dichiarato. Sì, però, ripeto, dopo che io avevo scoperto, diciamo, dagli atti giudiziari, non perché ne conoscesse prima la... Lei ha dichiarato al dottore Chelazzi su questo intervento di Massimo Ciancimino e Vito Ciancimino, lei lo apprende dagli atti giudiziari? Sì, attenzione, quello verbale... Prego, mi stava dicendo? Quale processo? Si sente malissimo. Da quale processo lo apprende, se è un processo? No, aspetti, voglio precisare che quel verbale con il dottor Chelazzi, oltre a riferire tutta una serie di fatti, era più un dialogo per aiutarlo a capire. Specifichiamo questo dettaglio. Specifichi allora, così capiamo. Nel senso che il dottor Chelazzi, oltre a riferire quello che conosceva, mi faceva domande per capire come poteva funzionare, come poteva avvenire le dinamiche di questa trattativa, come sia potuto avvenire, cioè i collegamenti, chi potevano essere, chi non potevano essere. C'erano pezzi di questo interrogatorio che erano ragionamenti che io l'aiutavo a farle capire come sarebbe avvenuto questo contatto. Bagarella gliene parlò mai di Massimo Ciancimino? Ci fu una volta che mi ebbe a fare un'esternazione che mi lasciò un po' sorpreso, che fu in occasione di un tentativo di estorsione della medializzazione di Alcamo, che lo definì sbirro. E lì per lì mi rimase un po' sorpreso, perché sapevo loro quello che facevano per Ciancimino e in particolar modo per Vito Ciancimino. Io non gli chiesi approfondimento, però poi capì per quale motivo lo definì sbirro, almeno ripeto sempre dal mio punto di vista. Pure a noi così. Per quale motivo secondo sì. te lo definì sbirro? Perché fino a quel momento, come ha detto poc'anzi, fino a quel momento loro consideravano di Ciancimino un loro alleato e non una persona di loro fiducia, e definire sbirro vuol dire che avevano tradito, avevano fatto qualche cosa. E quando scopro che Massimo Ciancimino è quello che mette in contatto col padre, quindi lui lo sapeva meglio di me, perché sicuramente sarei stato informato dalla Z in video di Totorrina, avendo contatti con i carabinieri, lo definisce sbirro. Quindi, diciamo, il tradimento di Ciancimino quale sarebbe? Questo fatto che lei apprende che aveva contatti con i carabinieri? Questo non è un tradimento, nel senso il tradimento è il oggi. Sì, chiarissimo. Una trattativa attraverso, diciamo, Vito Ciancimino, oppure è un tradimento, dico, lo dobbiamo. Lo chiarisco subito. Siccome questo fatto lo sapevano proprio gli che dei carabinieri, era un fatto intimo, ai miei occhi, lui, non lo so se Bagarella pensava che io sapesse o meno, difende la loro, fra virgolette, onorabilità, perché stiamo trattando con i carabinieri, quindi diceva sbirro agli altri, però non si diceva sbirro se stesso o suo cognato, perché aveva trattato con i carabinieri, è come per forza si deve collaborare, cioè come avere ammesso le loro responsabilità dicendo che dietro le stagi c'era lui. Quindi sbirro diceva Vito Ciancimino, ma i primi sono loro. Quindi diceva sbirro Ciancimino, lei, se ho capito bene, intendendo anche se stesso, questo vuole dire. Mi scusi, signor Presidente, uno che definisce gli altri sbirri, però tu accetti di contattare con i carabinieri, mi dica nel linguaggio di Cosa Nostra che significa. Vabbè, questa è la sua spiegazione. Sì, non ho altro da aggiungere. Ora abbiamo capito. Signor Brusca, ricorda
cosa successe o comunque cosa gli disse Rina subito dopo la strage Borsellino. Dovevate proseguire questa strategia stragista e se sì, vabbè, come? Facciamolo rispondere. Sì, la strategia stragista dovevamo continuare e in particolar modo io già mi ero organizzato per commettere un'altra strage che era quella del dottor Grasso. Il progetto non è andato in porto perché veramente fu più che altro una scusa, nel senso che al momento della collocazione ci siamo accorti che c'era una banca e al momento di poter collocare la trasmittente che doveva essere attraverso telecomando, quindi le frequenze potevano dare un fastidio, quindi trovando questa scusa mi defilai da questo fatto. Però se Rina mi diceva facciamo in un altro posto, io sarei proseguito. Mi disse di sospendere che forse avevano qualche altra cosa loro per le mani, quindi mi sono fermato per questo motivo. Ma mi scusi un attimo, prima del dopo strage Borsellino, come mai si decide la strage Borsellino a così breve distanza da quella del dottore Falcone? Lei ne ha conoscenza? No, io non sono a conoscenza. Alla strage Borsellino, prima di andare al... No, questo non lo so, non l'ho mai saputo. Ma era messo, diciamo, in conto che il dottore Borsellino doveva essere ammazzato? Sì, che doveva essere ucciso, sì, ne abbiamo pure parlato durante una delle quelle commissioni ristrette, che a un dato punto Biondino in una di queste riunioni infatti non ci dimentichiamo pure del dottor Borsellino, però io fino a quel momento non avevo mai sentito, io perlomeno, perché noi che partecipavo sempre a tutte le riunioni con Rina, non avevo mai sentito che c'era un piano per uccidere il dottor Borsellino. Cioè un piano lei intende dire in senso già esecutivo, già in fase, esattamente, diciamo... Esattamente. Ma allora mi scusi, questa di riunioni ristrette nelle quali si era messo, come ha detto il PG, nel conto anche l'uccisione del dottore Borsellino, oltre che quella precedente del dottore Falcone, nascono da quale motivazione? Sempre dalla vendetta del maxi processo o da altre motivazioni? Se lei lo sa, come lei ci dice che ha partecipato a queste riunioni? Dico, evidentemente diciamo, dovrebbe sapere anche quali sono le motivazioni che stanno alla base. Perché lei mi pare che ha detto più volte in vari interrogatori che sono, diciamo, ovviamente le parti conoscono, che la strage Falcone nasce come una vendetta di Cosa Nostra. Nasce come vendetta, anche ci sono stati anche altri tentativi, quella che si sa, quella della Daura, ce n'è stata un'altra dove lui andava in piscina in via Belgio, ci sono stati altri tentativi che non sono noti. Oggi ci riconferma questo dato, ora quello che vorrei capire. Sì, quando riguarda... O meglio tutti. Dottor Borsellino. Siccome lei ci dice che partecipava a queste riunioni ristrette nelle quali si andava elaborando una serie di progetti, volevo capire, la strage Borsellino venne discussa in questi progetti o era stata discussa prima? Ce lo spieghi lei, dico, non le voglio suggerire delle risposte. No, io che io sapevo che il dottor Borsellino, almeno nella volontà di dottor Rina e poi credo tutta la commissione, la volontà di dottor Rina di volerlo uccidere, le mie conoscenze risalgono agli anni 80, quando lo cercò per fra virgolette addomesticarlo per l'inchiesta che stava conducendo nei confronti del cognato. Poi ci sono state tutta un'altra serie di fatti che lui, non c'era occasione quando si parlava del dottor Borsellino, diceva prima o poi lo devo ammazzare. Poi ho saputo sia in privato sia pubblicamente che ci sono stati tentativi non andata a buon tempo. Uno di questi, per esempio, mi sono adoperato io che volevamo uccidere con un fucile di precisione. Poi si era parlato con i mazzaresi di poterlo uccidere a Marsala, ma tutti erano progetti così aleatori. Noi stiamo parlando però non del pregresso, stiamo parlando di queste riunioni ristrette in cui lei ha detto di avere partecipato. In queste riunioni stavo arrivando lui, quindi per poter dare sicurezza a questi progetti che gli ho detto, quindi vuol dire che era stato stabilito prima che io facesse parte della commissione.
Quindi quando il biondino dice non ci dimentichiamo il dottor Borsellino, non c'è bisogno di rifare tutta la storia del dottor Borsellino, quindi si va subito al seguito. Però ripeto, fino a quel momento non c'era stato mai io sto lavorando per dottor Borsellino, lo stiamo uccidendo, io no, questo non lo sapevo che doveva essere eliminato. È un po' la sorpresa per me il breve tempo tra una strage e l'altra. Sì, a proposito di questa, quella che lei chiama sorpresa, prima è stato ucciso l'onorevole Lima, poi si tende a uccidere altri politici, poi c'è la strage Falcone. Lei ha conoscenza delle ragioni per cui Cosa Nostra, diciamo, imprime un'accelerazione per uccidere il giudice Borsellino? Guardi, io se vuole gli posso dare la mia interpretazione, io non ho nessun elemento da dire. Siccome io poi ho avuto un contatto. Dati di fatto. Non ho capito, signor Presidente, chiedo scusa. Si è fatto un'idea? L'idea non è... No, un'idea nel senso che era un modo per fare tornare a questi soggetti per farli trattare, perché il dottor Grasso doveva essere uscito per fare tornare questi soggetti a trattare, cioè perché si erano tirati indietro. Lei poc'anzi ha detto che avete avuto un confronto a proposito di questa strategia stragista con Bernardo Provenzano. Ora io le chiedo, anzitutto, in che circostanza e qual era la posizione di Provenzano? Allora, dopo l'arresto di Salvatore Riina, all'interno del mandamento di Corleone c'era un dualismo, un confronto tra Leo Capagarella e Bernardo Provenzano di chi doveva prendere il loro posto. Io siccome avevo contatti con Bagarella, quindi a me uno valeva l'altro, non è che mi interessava più di tanto, se è un problema vostro ve la discutete voi. Un giorno siccome avevamo discusso di portare avanti gli attentati del nord, Roma, Firenze, Milano e quant'altro, e più c'era da fare qualche cosa in Sicilia, Bagarella mi fa un appuntamento con Bernardo Provenzano e ci incontriamo nel territorio di Belmonte Menzagno. In quella circostanza io ancora non sapevo dei carabinieri nel mezzo, a un certo punto gli dico, sono io a prendere l'iniziativa, dico ma dobbiamo continuare questa attività stragista per fare tornare questi soggetti a venire a trattare. Lì per lì non ci ho fatto caso, ho visto uno sguardo tra Provenzano e Riina, e tra Provenzano e Bagarella si guardavano strani, però a un certo punto Bagarella nel secondare le mie volontà, Provenzano si difende, dice ma io come faccio a giustificarmi con gli altri capimandamento che non era possibile mettere in atto attentati in Sicilia o a Palermo in quel momento storico. Dice Bagarella, dice invece noi con riferimento agli attentati del nord, dice ti metti un cartello davanti e ti scrive io non so nulla, perché la nostra intenzione è quella di andare avanti negli attentati verso il nord, con le indicazioni ricevute da Bellini, perché Bellini cosa ci diceva? È inutile che tu ammazzi un magistrato, dice fai terrorismo psicologico nei monumenti, nelle spiagge e via dicendo, in maniera che crei allarmismo al turismo, e lo Stato, quello italiano, è costretto in qualche modo a ricorrere ai rimedi. E da questo progetto così rappresentato a Bernardo Provenzano, lui si rifiutava, e a un certo punto Bagarella in modo spezzante dice tu ti metti un cartello davanti, io non so nulla, per giustificarsi con gli altri capimandamenti, in particolar modo con Benedetto Spera, con Antonino Giuffrè e qualche altro. Ricorda se in quella circostanza, cioè la riunione di Belmonte Menzagno, si decise di, come lei disse poc'anzi, di aprire un altro canale di dialogo politico? No, quello, un altro politico lo stavamo, ce n'era più diversi, ce n'era uno che Bagarella lo stava portando per i fatti suoi, che sarebbe quello di Italia Libera, Sicilia Libera. Uno negli anni 90, 91, 92, ne stavamo attraverso l'imprenditoria con Pino Lipari e altri, ne stavamo aprendo un altro. Ma questo è abortito prima di iniziare. Poi
c'era di poter avere qualche contatto con un altro politico, nel senso che qualcuno si fosse fatto sotto, e da lì saremmo andati avanti. Cioè? A me non ho capito bene la domanda, perché non... Esattamente, prosegua. No, Nico, poi c'era sempre tornando al 92 con Rino, uno dei primi incontri con Rina, non ricordo, credo prima della strage di Capaci o dopo l'omicidio Lima, sicuramente dopo l'omicidio Lima, dove mi disse che gli avevano portato dei soggetti, qual è Bossi, allora era il capo della Lega, Marcello Dell'Utri e il nome di Vito Ciancimino, che già conoscevo, però lui questi soggetti non tanto ci aveva stima o ci aveva fiducia, quindi la sua espressione fu con molta sufficienza, non era abbastanza convinto di andare avanti con questi soggetti. Questo dialogo con le nuove forze politiche chi lo doveva aprire al nord? Quello del 92 dopo Rina, quello del 93 dopo l'arresto di Rina, Bagarello Provenzano o chi capitava, qualcuno che si faceva sotto per aprire qualche contatto nuovo. Lei conosce Vittorio Mangano? Sì, Vittorio Mangano sì, sono stato io il promotore di farlo diventare reggenza dopo l'arresto di... dopo la consegna di Gancemi, quando si è costituito, a farlo diventare reggente del mandamento di Pottanova. E aveva un ruolo in questa interlocuzione politica, Vittorio Mangano? Sì, fu in questa circostanza per mio conto, dopo sempre al solito, quando Bagarella ha dei problemi con i fratelli Graviano, che non si vedono più, hanno non so quale difficoltà, a un certo punto, parlando con me, prendiamo delle iniziative. Io avevo letto su Repubblica una notizia riguardante Vittorio Mangano con rapporti con Berlusconi e via dicendo, gli dico se possiamo sfruttare questa strada. Lui è d'accordo con me e quindi io lo mando da Berlusconi, dicendogli che se non avessero attemperato a quelle esigenze di Cosa Nostra, cioè alcune richieste che riguardavano le esigenze di Cosa Nostra, avremmo proseguito con le bombe del nord, che la sinistra in quel momento storico sapeva. Lui porta questo messaggio, a quanto pare si incontra in una ditta di polizia, si incontra in una ditta di polizia con Marcello Dell'Utri, gli dice che è tutto contento, ritorna, ci doveva rincontrare un'altra volta, solo che poi gli eventi non mi hanno consentito di poter portare a termine questo dialogo. Successivamente alla riunione di Il Belmonte e Bezzagno, ricordo se vi furono altre riunioni sui temi della strage. E le posizioni che assunse lei, se sì? Io inizialmente ero, non dico il promotore, ma uno degli ideatori dopo il suggerimento di Bellini. Solo che successe che dopo l'arresto di Gioia Antonino, tramite il fratello mi mandò a dire che tutti gli argomenti erano fuori, nel senso che erano stati intercettati, quindi glielo avranno fatto leggere o fatto visionare, quindi lui sapeva che questi discorsi di questi attentati erano tutti fuori, che erano stati intercettati in via Oghetti, mi mandò a dire di stoppare che già sapevano tutto. Io di questo fatto mi confronto con Bagarella, glielo comunico e lui mi alla presenza degli altri mi prende per miserabile, perché dico fermiamoci un attimo, e invece loro proseguono in questa attività stragista. Ricorda chi partecipò alla riunione di Misilmeri? Io partecipai, ma questa è una riunione successiva, quando già gli attentati erano fatti. Io partecipai, io, le Messina Matteo Denaro, Giuseppe Graviano, De Luca Bagarella, credo che ci fosse pure Benedetto Graviano, Giuseppe Lobianco e qualche altro.
E fu quando io sono rientrato, fra virgolette, nel progetto e in particolar modo per l'attentato contro Salvatore Contorno, che fornì il detonatore, fornì l'esplosivo, fornì qualche cosa. Detonatori ed esplosivo li fornì lei? In parte sì, ho fornito dei detonatori elettrici e in parte anche dell'esplosivo, non quello che poi è stato utilizzato per l'attentato, ma bensì altro che non è andato in porto. Ricorda di chi era il villino di Misilmeri, nella disponibilità quanto lì? Il proprietario non lo conosco, però la disponibilità era di Giuseppe Lo Bianco, di chi era il proprietario non lo so. Detto Pieruccio Lo Bianco. Lei poc'anzi ha riferito che Cosa Nostra si sposta al nord per fare le stragi. Per quale motivo si spostò al nord? Per tentare questi soggetti che avevano trattato con Rino e farli tornare a trattare. Quello era l'obiettivo. E al nord perché lo disse Provenzano? No, Provenzano era contrario a tutto, nord e sud. E in quel momento al nord non poteva opporsi, in quanto fuori dalla Sicilia ognuno poteva fare quello che voleva. Ma per la verità neanche a sud si poteva opporre, ma abbiamo voluto evitare uno scontro, quindi abbiamo proseguito in questo modo. In quel momento io e Bagarella, diciamo che tranne questo piccolo territorio di Belmonte Menzagno e qualche altro mandamento, controllavamo la Sicilia, quindi potevamo fare quello che volevamo. Lei ricorda quali furono le ragioni per cui si progettò l'attentato al pulmino dei carabinieri dell'Olimpico? No, io non l'ho saputo da Spatuzza che questo mancato attentato riguardava proprio di colpire i carabinieri, e lui mi ebbe a dire che se fosse andato in porto non l'avrebbero cercato più per arrestarlo, ma per ucciderlo, perché l'esplosivo l'avevano confezionato con dei tontini di ferro proprio per fare una strage più possibile, e l'obiettivo era sempre per colpire i carabinieri. Perché si dovevano colpire i carabinieri? Sì. No, per quale motivo? Quindi questo io, ripeto, l'ho già detto, io non sapevo. Quando Dottorina mi disse che lo sapevano di tutto, quindi sapevo che Giuseppe Graviano sapeva benissimo chi colpire e quindi ce l'avevo con i carabinieri. Lei, sentito il 30 agosto del 2001 per la strage di Firenze, dice, a proposito di questo fallito attentato al pulmino dei carabinieri: era la risposta ai carabinieri di Mori per il fallimento della trattativa intrapresa da Giancimino. E questo io, uno dei ragionamenti che ho fatto con il dottor Chelazzi, per darlo a capire, l'ho specificato che non sapevo nulla io, e lo specifico ancora oggi. Ha risposto allora. Presidente, io allo Stato non ho altre domande.